Ciao a tutti, sono Momoko88. Benvenuti in questo primo episodio della nuova rubrica Tasting Challenge with YouTubers. Oggi abbiamo qui con noi un veterano di YouTube, Mattioschi. Cosa consiste questa nuova rubrica? Abbiamo degli snack giapponesi un po' particolari, ma comunque qualcosa di Speriamo. commestibile. E lo youtuber ospite del mio canale dovrà bendarsi, comunque abbiamo un Questo cappellino con simpatico questo. cappello, molto, molto bello. Lo indosso già, perché lo No, indossi? no, Aspetta. aspetta, non, ti faccio vedere ancora per un po' Ah, che okay, il mondo il esterno. mondo esterno. E dovrà indovinare principalmente il gusto dello snack. Poi se riesce a indovinare anche meglio di cosa si tratta, è un Sono dei punteggio. punti, poi ci sarà una classifica. Non penso. Non voglio la classifica, voglio vincere. Vabbè. Ora speriamo che poi la rubrica vada avanti, la proporrò ad altri YouTuber, speriamo che vada avanti, poi si vedrà. Ovviamente gli snack giapponesi sono stati acquistati da Pippo Pippo Kawaii Shop Italia, vi lascio sempre il link alla loro pagina Facebook in descrizione. E direi di non perdere altro tempo e Di cominciare, quindi cominciare, indosso quindi. il mio cappello. Ok. Quante Mi sono? faccio le... Sono Sì. 5. Ma come? Hai indovinato? Hai tirato a caso? Sì, assolutamente. Però hai indovinato. Cioè, quante sono? No, ti assicuro che non vedo niente. Sono... Ma non vedi? Dimmi che non vedi. No, intravedo, delle ombre le intravedo. Vabbè, basta. Allora, Però prima partiamo. 5 l'ho detto a caso, giuro. Ok. Allora, partiamo Chiudo sempre. anche gli occhi, dai. Altrimenti non c'è... Vai. Allora, partiamo con la cosa peggiore. Wow, Sono cattiva. wow. Il bicchiere, aspetta, ok, Me lo qui. farò. Ecco qua. Oh, adesso voi sapete che cosa mi Loro attende. sanno Non lo e io mi sanno. sono anche dimenticata le forbici. Perfetto, vai di denti. Che poi, tra l'altro, bendace ancora con gli Ah occhi no, ce l'ho chiusi, fatta, il tranquilla. sapore si amplifica ulteriormente. Allora, Ah, mano. devo mettere in mano, Sì. ok. No, scusa, come l'ha detto loro, ok. Te ne do una, va? Ok. Una. Ok, Va. oddio, È quello peggiore di questi. Vero? no, vabbè, non è neanche... No, non è malissimo, ma non è, diciamo che quando lo Diciamo so. che arriva nel naso. Cosa sa? Cosa sarà? Allora, io di cose orientali sono esperto davvero poco. Cosa cavolo era? Senti, aspetta, perché comunque è un sapore che ho già assaggiato. Che credo in un ristorante, però cosa può essere? Vuoi ancora? Oddio, no. No. No, poi magari quando lo vedrò dirò, ma sì. Oddio, Ah, era che quello. cos'è? Ah, un indizio. Chiedo l'aiuto da casa. No, aspetta, no, non parliamo di forme, sennò si può andare in cose strane. c'ha dei tentacolini. Oddio, era tipo... Vabbè, quindi era un pesce. Sì, è un pesce, Un pesce, cos'era, un polipo? sì. Più o meno, fochino, ce n'è un altro che è simile, che inizia per la C, per C. C'ho il vuoto mentale perché ero concentrato con i tentacoli con la C. Adesso, poi sarà una cavolata, solo che mi viene. Vabbè, ci inizia per C e finisce per Crostaceo. O. Ma no! Crostaceo è il genere. Esatto. Ca? Ah, Calà? calamaro era. Vai, puoi Ah, vabbè. guardare. Allora un calamaro insaporito con Sì, robe con. varie, con spezie varie. Vabbè, quella solita giapponese è la. La soia, la salsa di soia? Sì. Ok, vabbè, Vabbè, guarda. dai, no. Ah, posso Sì, guardare? vabbè. Ah, vabbè, dai, non era Ok. neanche... Abbiamo il calamaretto snack, quello che abbiamo
provato io e Giorgia l'altra volta, che io sono praticamente morta con questa roba qui. Sì, ed è... Ok, ed è, diciamo, quello più strong. Sì, diciamo di sì. Calamaretto snack, pezzetti di calamaro aromatizzato in salsa tradizionale. Era molto molto, no, beh, non faceva schifo, però era molto, molto saporito, cioè ne mangi uno sei a posto per due mesi. Andiamo avanti. Ok, ora vuoi una cosa dolce o una salata? Ma facciamo dolce, dai, alterniamo. Ok, alterniamo. Ok, questo è un disastro come degustatore, vai. È buono, questo è buono. No, ma i dolci non ce l'ho passi, se c'è la mia forza, ce l'ho fatta. Ok, questo magari se riesci a tastarlo, che così capisci che forma è. Tipo una... è un hamburger. No, vai. Ah, è buono, questo è buono. Può andare tranquillo. È buono. Sì. Tipo un pan di Spagna. Mm-hmm. Assomiglia alle merendine. Sì, però sì, vabbè, forse tu non lo conosci, quindi è un biscotto molto conosciuto, solo che questa è una variante giapponese soffice. È tipo l'Oreo. Esatto. Ah, ecco, vedi. Oh, l'ho beccato. Il sapore? Gusto? No, c'è cioccolato? Sì. No, cacao, diciamo. Vabbè, quello è il biscotto, sì. Ah, quello che c'è dentro? No, sì, la farcitura. La farcitura, eh? Ce la vuoi fare? È tipo di frutta? Sì. Arancia? No, proprio totalmente carnata. Perlomeno è fragola. Esatto. Ah, ok. Ok, vai, puoi toglierti, puoi tirarti su. Posso verificare. Vai, no, guarda. Oreo soft cookies. Oreo soft cookies con la farcitura di marmellata di fragole. Quindi qua sono 5 punti. Sì, diciamo, io non sto tenendo. No, non so. Comunque questo è stato, a parte l'arancia, che non l'hai tirato proprio in frutta a gatto. Bevi? No, bevi. Passiamo con un altro snack salato. Esatto, ci sono quelli che mi fanno più paura. Esattamente. Questo l'ho assaggiato anch'io l'altro giorno. A me personalmente non piace, ma è sempre meglio di del calamaretto snack. Allora, metti la mano a conca, perché questo te ne devo dare un pochettino. Ah, ok. Non capisci? Ci sono croccantini per il cane. Aspetta. Sono patatine orribili. Vai. Vado? Vai. Sono patatine. Un attimo che... Tipo... non patatine, quindi... Sono più tipo cracker. Boh, questo te lo dico perché secondo me non ci arriverà mai. Sono dei vermicelli. Ah, beh, vermicelli, però sì, sono fatti lì. Sì. Molto fatti di patata o di pane, secondo te? No, non mi dire secondo me, devi indovinare. Ah, devo dirlo io? Sì. Secondo me sono fatti di... Ah, sono fatti di una cosa specifica, quindi. Sì, hanno un gusto specifico, perché già... Tipo gamberi? No. Ma ah, c'è della paprika, però. Curry. Ah, curry. È un piatto tipico giapponese. Posso... caldo? Sì. Non mi dispiace questo. Quanto se te lo regalo, ne ho anche 3 bustine, mi hanno dato. A me non piace, perché a me non piace il piccante, il curry. Una cosa tipica giapponese. È un piatto, il gusto, perché i giappi fanno questa roba, fanno gli snack al gusto di piatti. Sì, di piatti. Questo è proprio un piatto giapponese. È proprio un piatto tipico giapponese. È caldo, è un piatto caldo. Ti sto aiutando molto. Che non sono tanto... Quindi è un piatto caldo. Che mangiano spesso. C'è pollo?
anche no, è un primo piatto. Un primo piatto caldo? Sì, ma lo mangiano spesso anche negli anime. Ah, quindi sarà ramen. Bravo, ok. Okay. Quindi ramen al curry. Bravo, ok. Beh, dai, non è... Questo va. Ci può stare. Questo si chiama... Effettivamente sa, adesso che lo vedo sa di brodino. Mini ramen fox snack, gusto curry, salsa di soia, ma tanto la salsa di soia ce la metto dopo. E si può mangiare, appunto, guarda, si fa vedere anche l'omino felice che lo mangia come snack, o addirittura lo puoi anche mettere a fare proprio il brodo. Io non so cosa venga con questo affare qua, però va bene, questo se vuoi te lo regalo, visto che ti è piaciuto. Mi piaceva di più prima di vederlo. Va bene, passiamo a un altro dolcino, va? Ok. E poi c'è l'ultima cosa salata. Strano. Non riesco più a trovare il bicchiere, ok. Allora, questi io li adoro, li ho mangiati in un altro gusto, questa è un'edizione limitata, attenzione. Ora lo faccio. Allora, non ti spaventare della forma, perché magari potrai pensare qualcosa di male, ma invece non è. Questo è meglio se lo tasti. Non è niente di strano. Sembra... non lo so. No, aspetta, mettilo così e usa anche l'altra mano. Perché? È così almeno. Sembra un fungo allucinogeno. Ecco. No, la forma è giusta. È un fungo. No, no, non è allucinogeno. Ok, mangio. Vai, mangio. Mette buono. Allora, quello sotto è pane. Sì, è biscottino. Biscottino. Sopra? È un cioccolatino. Cioccolato. Al gusto? Anche questo, sempre i giappi. Al gusto di? Al gusto di una roba giapponese? No, 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 questo è... No, di cosa sa, insomma. Un no. Cioccolatino. Questo non è nessuna pietanza strana, anche perché sarebbe... Cosa sapeva questo cioccolatino? Vuoi un altro? Sì, dai. Perché questo ce n'è una confezione intera. Funghi da fortuna. Vai. No, questi sono buonissimi, io li adoro, li ho già provati alla fragola. Questi non sono ovviamente la fragola. Lo scoprendo che solo col gusto sono una capra incredibile. Cosa, nocciola? Cos'è? Nope. È un'edizione limitata, un po' particolare, però... Ma cioccolato è cioccolato. Sì, cui... ma cosa sa il cioccolato? Vabbè, se non... Dai, dimmelo. Ok, allora, aiuto. No, questi sono. Si chiamano, sono i funghetti Meiji, limited edition, gusto Kinako. Allora, che cos'è il Kinako? Tu pretendevi che io sapessi del Kinako? No, aspetta! Allora, il Kinako è un tipo il nostro plasmon con un leggero retrogusto di arachidi, miele e vaniglia. La mia potevo sparare quello che volevo, va bene. Vabbè, se magari non hai sentito proprio vaniglia. Ma effettivamente sì, dai, è plasmon. Adesso che mi ci fai pensare, è plasmon, no. Pubblicità occulta.